quando non si vede nulla, dal profeta Abacuc. Sii tranquillo. A volte la vita può davvero buttarci giù e spesso è difficile portare i nostri pesi solo davanti a Dio. Per questo motivo tutti noi di Un Miracolo Ogni Giorno desideriamo accompagnarti in silenzio e pregare con te per il tuo miracolo. Nel link che trovi nella mail hai la possibilità di dirci per cosa possiamo pregare, perché per noi tu vali. Stai in silenzio davanti a Lui. Prego che oggi questa sia l'unica cosa che tu abbia bisogno di sentire. Stai in silenzio davanti a Lui. Mentre chiedevo a Dio cosa volesse trasmetterti attraverso me questa settimana, i miei occhi sono caduti su questo breve ma significativo versetto. Ma il Signore è nel suo Tempio Santo. Tutta la terra faccia silenzio in sua presenza. Abacuc 2:20. Se leggi il contesto nel quale si trova, potrai facilmente renderti conto di come questo versetto segua una logica diversa. Nei versetti antecedenti, Abacuc si stava lamentando dell'ingiustizia presente nel mondo, più nello specifico del fatto che le persone non volessero più avere a che fare con Dio e del fatto che in quella situazione il Signore stava tacendo. Proprio in mezzo al tumulto della sua vita e al silenzio di Dio, Abacuc si ferma e dice: stai in silenzio. Questo sì che è silenzio. Quando nella vita tutto è caotico e Dio tace, scommetto che ti assale la voglia di gridare ad alta voce: dove sei? Sai cosa vuol dire silenzio? Stare in silenzio implica che tu, primo, sia libero dal rumore. È logico, no? Secondo, che tu non faccia rumore. Per essere pratici, non serve che tu ti metta a gridare nel panico: dove sei? Terzo, implica che tu non ti muova. Voilà, questo sì che è sfidante. Non muoverti. Sei in grado di farlo? Qual è la tua richiesta di preghiera in questo periodo? O meglio, spero che tu ti sia già rivolto a Dio presentandogli il tuo attuale problema e che tu non stia cercando di risolverlo da solo senza coinvolgerlo. Sì, perché è proprio qui che Dio vuole condurti oggi, a Lui in persona, dove il tuo problema troverà una soluzione senza che tu debba muoverti. In un luogo in cui la tua tristezza si tramuta in una rinnovata gioia, senza che tu debba muoverti. Dove una porta inaspettata si apre, senza che tu debba muoverti. Sì, se tu rimani in silenzio, Lui si muoverà per te. Dio vuole muoversi per te. Oggi basta stare in silenzio davanti a Lui. Te lo ripeto, se stai in silenzio, Lui si muoverà per te. Grazie di esistere, Deborah.